Ok ragazzi, siamo finalmente arrivati al momento del Ask Video, quindi adesso andremo a leggere nei vostri commenti che ci avete fatto sotto il video qualche domanda per noi. Io direi di iniziare con... Con me. Vai. Te le faccio io e poi ci scambiamo, vabbè, vale. Sì, facciamo un po' per uno, vai. Cosa cucina meglio Rosalba? No, vabbè, Rosalba è brava a cucinare tutto, ovviamente. Però, no, la cosa migliore che le fa meglio dei ristoranti sono gli avocado toast. No, li mangiate un giorno sì e l'altro pure. No, è da tanto non li mangiamo. Domani? Domani avocado toast? No. Dai. Ok, oggi avocado toast. Ok. Ti manca la tua famiglia ora che ti... Ah, ma tutto per me? Sì, però facciamo un po' per te e poi facciamo a casa. Ah, ok. Cosa? Ti manca la tua famiglia ora che vivi a Milano? Ah, ovviamente cambiare routine è sempre tosta. Però comunque li vedo spesso quando giro per gli eventi, eccetera. Quale parte del ritratto di Dorian Gray ti è piaciuta di più? Da registrare, eh? Ah, ok, della canzone. Ma può essere registrare sia cantata che registrare per il videoclip. Allora, cantata la... Posso indovinare quella del videoclip? Vai. Quella che vai sott'acqua nell'idromassaggio. Sì, quella dell'idromassaggio è la più figa. No, voglio dire, quella meno figa è stata le parti finali che l'ho registrata tipo alle 7 di mattina. Dopo che ho finito di registrare tutte le clip alle 4 di notte. Me lo ricordo, bro, purtroppo. E invece a cantare qual è stata la... Nella seconda strofa. Io giovane e bello Dorian Gray, tu giovane e babbo Dorian Fake, a me frate fanno il ritratto e te sei una copia soltanto. Vabbè, basta, bro, non la dico. Faccio Tieni. Da bambino, che lavoro avresti voluto fare? Vabbè, è abbastanza semplice questa, come ogni... Lo youtuber? No. Allora hai fallito nella vita, andiamo. No, scherzerimi. Il calciatore, bro, cioè, palese. Tutti i miei amici facevano calcio, io facevo calcio, facevo, ce la posso fare? No. Vabbè, bro, sei ancora in tempo, dai. No, bro, c'ho 20 anni, basta. Allora, hai mai pensato di andare a vivere a Los Angeles? Beh, per le persone che mi seguono, penso lo sappiano, è il mio sogno, cioè quello che voglio fare. Perché hai scelto come titolo la tua canzone Turbas? Questo lo possiamo raccontare insieme. Sì, allora. Allora, siccome noi fra una tappa e un'altra, cioè voi ci vedete che magicamente ci teletrasportiamo sul palco, noi tra una tappa e un'altra dobbiamo fare 6, 7, 5, 4 ore di macchina. E se è una bella tortura. Stradali. Esatto, se no diventano 12. Ed è una bella tortura, in quel tempo libero o dormiamo o sentiamo musica, però una volta ci è venuto in mente, stiamo su un turbus, scriviamo una canzone su un turbus. E poi abbiamo cominciato a scrivere, poi ovviamente è elaborata, però quello è l'inizio. Le leggo per Marta, ok? Ok. E poi vai, Rosarta, va bene? Vai. Come ti è venuta l'idea di aprire un profilo su TikTok? Allora, non mi ricordo precisamente chi mi ha fatto scoprire TikTok, però il fatto che c'era la musica e il ballo insieme, perché all'inizio si ballava molto su TikTok, c'erano tutte quante le challenge su TikTok, sì, e quindi niente, ho iniziato così, ero piccolina con i capelli, sì, ora non è che sono... però c'è tanta differenza, era veramente più piccolina, li facevo anche in modo diverso, avevo i capelli lunghi, erano un po' più semplici quelli che facevo prima, però la passione che ho per TikTok è sempre la stessa. Qual è il tuo nonostante? Le persone che mi seguono, cioè le persone che mi hanno fatto arrivare fino a qua, cioè le persone che mi hanno fatto scrivere nonostante e che mi hanno fatto, cioè, venire in mente il fatto di scrivere un libro, cioè nonostante. Qual è stata la tua più grande soddisfazione? La mia più grande soddisfazione penso che sia stato il giorno del firmacopia al Duomo. Cioè, è stata una delle giornate, se non la giornata più bella della mia vita. Cioè, per una persona che ci mette l'anima tutti i giorni a fare quello che fa, vedere questo risultato è stato proprio bello. E voi ce l'avete tutti, la maggior parte, insomma. Io non ero mai sì. Io avevo un evento a Roma. Io c'ero. Sì, sei arrivato. Sì. Ok, farei mai una canzone? L'ho già fatta oggi, tra l'altro, cioè quando sto registrando questo video è uscita la canzone. Mm-hmm. Quindi sì. Poi ne avevi già fatta una. Ne ho già fatta una anche prima, però non è canzone. Cioè era più fatta per scherzo. Questa è un pochino più seria. Poi la prossima sarà un pochino più seria. Poi la prossima. Non basta. Sarà la prossima. Spoiler! Concerto? Qual è stato il tuo prossimo colore di capelli? Basta, ti prego. Color basta, che è una nuova sfumatura. Io però mi ricordo un video che avevi fatto dove dicevi
che avevi i capelli bianchi, può essere. Sì, però e dici, mi, Rosalba Ross del futuro. Se stai perdendo i capelli. Blu, li avevo blu. Ah, li avevi avuti blu? Hai detto non farti i capelli di altri colori. Blu, perché il blu è una tortura da togliere, è vero? Verissimo. Ah, e quindi stavo dicendo me nel futuro. Si è rifatto la tinta, bro. Perché non sei tornato? Perché il blu è una tortura. Il blu non va mai via. Perché ha un capello lungo così e uno lungo così? Perché anch'io sono spezzati, quindi... Chi sta più tempo con King? Tu. Io. Io perché edo spesso in tour e quindi io. Ma il cane non è suo. No, lo so, aspetta, Poco tempo ma buono. Com'è stato partecipare al collegio? Lo rifaresti? Allora, è stata una bella esperienza che mi ha insegnato tanto. Mi ha dato delle nuove amicizie molto belle. Lo rifarei ma non in questo momento della mia vita. Un po' più avanti forse. Ma poi quando fai 18 anni non lo vuoi più fare. Quindi o in questo momento o mai più. Farei un'esperienza diversa, non il collegio proprio in quindi sé. Quindi non lo faresti mai più. Lo rifarei però non il collegio. Oh, il collegio dei maggiorenni. Quindi il collegio dei maggiorenni. Vabbè. Il tuo peggior difetto. Allora, il mio peggior difetto, sono troppo testarda e quando mi fisso un'opinione su una persona è difficile che io la cambi e certe volte mi ha portato ad avere problemi con le persone. Che ne pensi di Monte? Primo impatto? Se si fa i capelli tutti rosa... Bro! Domani lo vedete in rosa! Domani è Monte! Ok, ti trasferirai mai lontano da Bologna? Sì, lo vorrei fare, magari non so, per un'esperienza all'estero o di lavoro o di studio, però sì, mi piace viaggiare, quindi vorrei conoscere nuovi posti, nuove persone, quindi sì, sicuramente lo farò. Con amici o da sola? Da sola per incontrare nuovi amici. Non lo so, perché sarà difficile comunque, però sì, da sola per incontrare nuove persone, poi ovviamente i miei amici mi verranno a trovare. E stranamente ragazzi, l'unico che rimane è Dani che se le fa da sola. No, Monte. Sì, lei le fa Monte. Okay, Monte, vai. Farai un'altra canzone? Me lo chiedono in troppi. Io forse, te. Non lo so. Rimanete aggiornati. Dai. Rimanete aggiornati. Ah, dai. Quindi è un sì. No, forse è un no, che ne so. Ti manca vivere nella vlog house? Beh, dai. Non ci hai mai vissuto. No, bro, si parla di quella di Milano. Allora, per certi versi sì, per certi versi no, perché... Ah, quindi non ti manca vivere con noi? No. Perché serio, no? Il no è perché stavamo troppo lontani, perché non era a Milano. Stavamo proprio oltre Como, quindi era infattibile. Ogni volta per andare a Milano spendevamo 50 euro. Però si diventava super produttivo. Però perché nel non senso avevamo di amicizia, famiglia, eccetera. Vabbè, sì, però tanto noi ci vediamo sempre, tipo tutti i giorni. Sì. Sì. Sei così. Perché no? Sei te che non esci, noi ci vediamo. Poi. Cosa ti ha ispirato a scrivere un 8? Ok, allora, devo dire che io non so in quanti lo sappiano, cioè ascolto musica da manco un anno e mezzo. Tipo. Sì, è vero, io me lo ricordo. Quando ci siamo conosciuti io e Montesi, odiava lui la musica. No, non è che la odiava. No, non sapeva cosa non fosse. Cioè, che, non che, te lo giuro, no, non facevi, che genere ti piace? Lui fa. Non lo sapevo. Non lo so. Diceva tipo, non mi intrattiene. Sì. Cioè, quando sto da solo perché è uno spreco di tempo. Sì, cioè, non mi. Vabbè. E poi. Te lo giuro. Gennaio, vabbè, dell'anno scorso. Qual è il primo artista che hai ascoltato? Quello che ti ha fatto lui si è ascoltato da solo. Io l'ho ascoltato da solo. E vabbè, ho cominciato a sentire dopo qualche mese ho detto cacchio, però che figata. Perché io quando mi fisso con le cose mi piace farle. Perciò ho detto proviamoci. Qual è la tua peggior figuraccia in pubblico? Allora, ce ne sono tantissime. Io ne so un bel po', per esempio. Mamma mia, tantissime. Però per un video mi sono buttato in una fontana e tutti mi stavano guardando, era veramente brutto e non me lo ricordo se stavo immutando se o no. Se posso dire, c'ero anch'io ed eravamo in Duomo, cioè quella dietro il Duomo, e c'erano tipo migliaia di persone perché era domenica pienissimo. Era pienissimo e tutti mi stavano capito, guardando. Ho capito. E ci sono delle persone che mi hanno pure riconosciuto e hanno sentito, ah Daniele! Com'è vivere con Vale e Monte? Ah, quindi chiediamo le domande a Dani, sono veramente di Vale e Monte. Però, serio bellissimo, serio... me lo aspettavo, cioè me lo aspettavo molto disorganizzato, infatti siamo veramente infatti disorganizzati, però non c'è un momento dove non rido, quindi sono veramente felice. Va bene. Dovreste essere solo un po' più ordinati.
Sono un po'. Chi è quello no, più disordinato? Allora, allora, la verità. Io. Allora, diciamola. Oh, ok, ho perso entrambe le chiavi, basta. Oh, ok, vai. Lui ha perso due paia di chiavi. Però lo ritrovate là, lo ritrovate. Però, aspetta, fammi finire. Ha perso due paia di chiavi. Fa più casino di tutti e non paga l'affitto. Che vuoi di più dalla vita? No, aspetta, pagare l'affitto sono bravissimo. Un genio. Sei un grande ragazzo. È grande. Complimenti. Ecco perché si trova cioè, bene. Cioè, se la butta sull'amicizia, poi, dai. Ah, ok. Preferisci Milano o Roma? Roma, 100%, mi dispiace. Roma capitale. Perché? Che sei fuori. Perché Roma? Preferisci Roma? Allora, Roma non per la gente. Cioè, perché... Cioè, sono entrambi... Vanno, cioè, vanno benissimo. È solo che il clima, il feeling e tutto... Meglio Roma perché fa molto più caldo, si sta benissimo e poi mi manca casa mia, che è la Blockhaus. Cercane un'altra. Non so, adesso cerco altre. Oh, basta, Dani ne ha fatte già tre. Famo che io le prendo e le famo per tutti, tutti insieme, vai. Così parliamo. Vabbè, cerco vai, altre vai. Domande, vai. Cosa provate quando incontrate i fan? Allora, io e lui abbiamo la stessa risposta perché in un'intervista ce la chiedono. Allora, vai, fai te, bro. In realtà è sempre come se fosse la prima volta, ovviamente. Cioè, perché ogni volta sali su un palco nuovo, incontri sempre gente nuova e quindi è sempre figo. È come se fosse sempre... Come diciamo sempre, tremiamo più noi che loro. Vero. Per me che sono in tour, ho tante soddisfazioni da parte loro perché, appunto, essendo che faccio il tour per il mio libro, non c'è una volta in cui una persona non viene là e mi parla del fatto che le è piaciuto e mi fa sempre piacere, quindi c'è come un rapporto d'amicizia. Io invece sono sempre veramente emozionata e tutte le volte non ci credo quando però mi fermano. Però è come se tipo li conoscessimo sì, da sempre. E io cerco ogni volta di trasmettergli qualcosa, quando cioè magari fare due chiacchiere, mi sì, piace perché, veramente un sacco. A te ti fermano i trentelli? È vero! No, allora, abbiamo pubblico diverso. Sono più grandi. Sì, è vero. Mi seguono anche le ragazze più piccole, però di solito sono quelle più grandi e sono molto maturi e quindi si scambio volentieri quattro parole anche quando ci fermiamo. E boh, per me è sempre strano, cioè nel senso sia mi emoziono io, sia vabbè forse anche loro, però forse penso. E boh, mi piace, cioè mi sento più in imbarazzo io che loro magari. Ti faccio una domanda che ho sempre sognato. No, fratello, dai. Quando ti ferma una ragazza più alta di te, come ti senti? No. La prossima ragazza. No. Vai, Dani, che ne metti? Vabbè, non ci vuole tanto. Dani. No, mi dispiace. Ok, Dani è fuori da casa a Milano. Ok, vabbè. Ok. Cioè, per me è interessante e bello. Perché è interessante perché quando mi chiedono la foto ci rimango per un botto di tempo e ci parlo tantissimo. E quindi loro veramente mi insegnano un botto di cose. Cioè... Se ascolto le loro storie e ogni persona ha delle storie diverse, no? E quindi mi insegnano sempre un botto di cose diverse. E quando becchi per due o tre volte la stessa persona, che storie ti racconta? Sempre niente. La prima volta e poi non vabbè, mi vuole più beccare. Dai, dai, anche c'è un'altra, c'è un'altra. Dute a tutti un vostro pregio e un vostro difetto. Dute a tutti. Dute a tutti. Dute a tutti un vostro pregio e un vostro difetto. Vai, inizia tu. No, inizia lui. Fammo il giro. Inizio io? Prima inizia. Allora, il mio difetto è... Io. È un mio pregio. Io. Sono amico di Valerio. Allora, difetto. Vabbè, raga, la puntualità, cioè, sinceramente. Bruttissimo. Oh, raga, mi dispiace. Orgioso. E pregio. Vai, no, che cazzo. Non so che dire. Sembra un trapper. Sembra un trapper. Allora, difetto. Io sono abbastanza competitivo. Abbastanza. Poco. In tutto, in letteralmente tutto. Però da una parte è anche un pregio. No, però vabbè. Sono in difetto. No, è anche un pregio. È anche un pregio dipende, perché mi fa vincere. Cioè, esatto. Cioè, mi fa anche vincere. È vero. Sei determinato. Cioè, no, aspetta, senso... essere determinato è bello. Sì, ma però lui diventa insopportabile per quanto è competitivo. È perché vabbè, batto, se lo dice lei. Sì, io volevo mettere quello come pregio in realtà. Pregio? No, pregio. No, il difetto è questo. Pregio ce l'ho io per te. Il pregio. Vediamo se è lo stesso. Organizzatissimo. Ah, no, a parte questo organizzato, volevo dire, cioè, comunque abbastanza disponibile e calmo in molte situazioni. Sì, quello sì. Anche se non... Perché eri sempre disponibile? Perché disponibile... Okay, secondo me la disponibilità, cioè, è una delle cose, cioè, molto importanti, perché comunque se c'è un amico molto disponibile, c'è sempre per te o sempre nella famiglia, nelle relazioni, è una cosa molto buona, a parer mio. Grazie, ragazzi. Grazie mille. Vai, Roschi. Io... Un difetto che mi lamento tanto. Un pregio, boh, c'ho i capelli colorati a metà. Wow! Wow,
Dico allora, io difetto testarda, pregio, sensibile e sicura di me. Io difetto, anche io testarda e sono tanto vittima. E invece pregio, penso di essere tanto disponibile con le persone. Hai copiato. Hai copiato, boo, dislike. Hai copiato, sì. Difetto. Grazie. Lo commento io al mio profilo. Il mio pregio è il suo difetto, cioè che sono determinato e che sono super competitivo. E il mio difetto è che ho la nasca. C'ho il naso deviato perché la nasca. Ho preso una botta. C'ho la nasca. Ma non difetto c'ho la nasca. Dove sono sedendo? All'evento. No, bro, dura troppo. Dai, no, è bellissimo. Dai. No, no, stavamo all'evento a Bergamo. Sei a Bergamo, mi sembra. No, arriva una bambina che si era persa, che poi mi dispiace tantissimo, ovviamente, però ha fatto ridere perché si chiamava C'ho la nasca. Non so no, come. Non è vero. È venuto da noi. Non è vero. No, non c'ho la nasca. È scoppiato a ridere. No, aspetta, è venuto da me e ha fatto, ha perso mia mamma, lo puoi dire al microfono? E faccio, Dani, come si chiama? C'ho la nasca. No! Io faccio cosa? C'ho la nasca. Io faccio. Guardo lui e fa, ma mi sta più per conto. E poi io mi sono alzato davvero fatto. Lui si è messo a piangere. Io pianto durante l'evento, lui si alza e fa. C'ho la nasca! Sembra. Oddio, sembra un prank, bro. No, te lo giuro, infatti siamo stati un'ora a dire ma mi ha bullato o no? È incredibile, quella è incredibile, davvero deve essere più incredibile. Dai, raga, andiamo avanti, se no ci stiamo tutto il giorno. Perché non me l'hai raccontata? Ma non lo sapevi? Sì, lo so, però mi fa sempre. Okay. La vostra più grande paura? La morte. Dai, bro, non me la copiamo. Dai, lo specchio. Perché sei così? Ragazzi, devo pensare un attimo, andate avanti. Il parrucchiere, bello. Divento appelato per le decolorazioni. Serio, ogni volta che faccio una decolorazione ho paura che quando mi sciacquano non ci stanno più. È bruttissimo. I can't relate. E poi li senti proprio... Sì, oh, sì, no. Sì. E poi quando vedi che ci sta facendo... E poi quando ti perdi le cose, non ho paura di niente. Vabbè, senti che ha detto? Hai rotto il microfono. Ti stanno guardando tutti male qua, stanno pure a mazza. Dai, te? Io la mia più grande paura... Solo a pensarci stai piangendo, quindi la devi dire adesso. Boh... Vabbè, ci pensi? Non lo so. Ci penserò. Ok. La mia è di perdere le persone a cui voglio bene. È diventato così serio, dallo specchio alla decolorazione. Ok, te? Sì, alla fine è questo, però anche io penso sì la morte, cioè la cosa più... La più grappa alla... Vabbè, ragazzi, siamo partiti da c'è la depressione time, finiamo, cambiamo domanda. Sì, qua, e da piccola avevo paura un sacco, ma veramente tanto dei ladri, ma tantissimo. Quasi. Ma tanti, cioè ancora adesso comunque ho il terrore. Però da piccola veramente ci piangevo, anche se ovviamente non era successo niente. Solo se pensa. Adesso mi è passata. A me anche i gatti fanno paura. Questo è strano. I gatti? Sì, i gatti. Per come mi guardano. Quando ero piccola mi piangevo. Beh, questo è bello che è strano, Dai, bro. Aspetta. Cosa? Quando ero piccola dicevo che mi facevano paura che mi facevano paura le facce a palloncino, ma non so cosa intendevo. Scriverete un altro libro? No. Bravo, complimenti. No. Ma non per cattiveria, che nel senso, cioè non voglio fare lo scrittore io. Neanche io, cioè non siamo scrittori, cioè abbiamo messo 7 anni a fare l'altro, non mi va di fare tutto quel casino. Cioè, ora no, cioè magari fra 10 anni avanti, se funziona. Esatto. Oltre a King, volete e prenderete un altro cane? Aspetta, volete sì, aspetta. Non ha senso volerlo. King fa per 10 cani, però. No, è più che altro nella casa dove abitiamo, non c'è spazio. Ora, magari... Però se non merita un fratellino. Sembra che stiamo parlando veramente di un bambino. Una femmina, dai. Sì. Beh, sì, alla fine è un bambino. Allora, ho un altro chihuahua, perché io ho già 2 chihuahua. Però, cioè, non ora, nel senso... Oppure un cane gigante, tipo un labrador. No, quello piace a me, che mi scorda il nome. Chico. La Chico. Bene. Ah, capito. Io sono troppo fan degli Chico. Lo scherzo più bello fatto tra di noi. Il più bello che abbiamo fatto, a parere il mio, era a Londra. Okay. Bravo. Non diciamo quale. Non diciamo quale. Oh, mamma mia, incredibile. Ma abbiamo fatto davvero. Allora, un giorno ve lo racconto. Un giorno lo racconteremo. Non andiamo avanti quando andiamo a Londra.
bello. Davvero assurdo. Quindi quando Monte ha fatto cadere un bicchiere. No, allora, ragazzi, posso raccontare questa scena io? Questa è bellissima. Ah, bro, è stata la volta che Monte mi ha fatto più pena. Ho fatto tipo, no, cosa ho fatto? Perché noi facciamo sempre casino, no? Sempre. E quindi abbiamo cercato per qualche giorno di non fare casino. A un certo punto vedo Montesi che entra in salone con un bicchiere. La posso raccontare? Pieno d'acqua. Aspetta, un bicchiere. Ma dico il mio punto di vista. Ok, con un bicchiere pieno d'acqua. Ma quando c'è un bicchiere? Noi, noi tre stavamo. No, no. Aspetta, aspetta. No, Edo, non c'è. Ok, eravamo io e lei sdraiati sul divano. Vabbè, raga, non cambia niente. Eravamo io e lei sul divano. Montesi che veniva con un bicchiere d'acqua. A un certo punto Montesi entra, gli cade il bicchiere d'acqua, spacca tutta l'acqua e tutto il bicchiere per terra. Io lo guardo, lo comincia a insultare. Oh, ma che fai sempre a far casino? Non proprio così, ovviamente. Sì, vabbè, ovviamente. No, no, gentile. Bip, bip, bip. A un certo punto lo guardo e vedo che c'era tipo altri tre bicchieri in mano che erano uno per me, uno per lei, uno per me. Lo guardo e faccio. Mi alzo, lo vado ad abbracciare e gli faccio. Amore, perché stavo preso l'acqua per tutti. Cioè, penso lui con tutti i bicchieri, c'avevo l'acqua a tutti. Il mio punto di vista è stato che sono andato in cucina, mi stavo più all'acqua e ho detto vabbè dai, non voglio fare l'infame, lo prendo per tutti. Però faccio, ma me cadrà? No, devo fare due passi, faccio 2 metri, mi cadrà, faccio. E poi vabbè. E poi ti sento. E poi vado sgravito. E poi mi sono suicidato. E poi chi è che ha pulito? L'ha pulito lui? Sì, lui zizio. No, è stato in silenzio con... No. Ok raga, questo era un Ask Time per conoscerci meglio, visto che tra poco inizierà la serie Ligier Ultimate Challenge, quindi non mancate perché usciranno veramente tantissimi episodi che... Vi divertirete un sacco. Sono troppo belli. Veramente belli. Ci siamo da paura. Quindi restate sintonizzati, iscrivetevi al canale e ci vediamo tra qualche settimana. Vi aspettiamo nell'episodio 1. Ciao!